Con questo attrezzo uno tra gli esercizi che possiamo utilizzare per lavorare il petto è il chest press in sospensione. Questo esercizio lavora dal punto di vista muscolare la zona del pettorale. Vediamo adesso come si esegue. Il soggetto partirà a braccia tese, con il busto leggermente inclinato, mettendo già in pretensionamento l'attrezzo. Da questa posizione qui, con le scapole basse, quindi portate verso il basso, depresse e leggermente addotte, andrà a compiere una flessione del gomito. È molto importante che durante l'esecuzione di questo esercizio il soggetto mantenga allineamento sempre tra spalle, anche ginocchia e caviglia e attivi in maniera forte la parte del core. Tra gli errori più comuni che vediamo in palestra, appunto, ci saranno il fatto che il soggetto durante la flessione del gomito vada a inarcare eccessivamente la zona lombare, che non mantenga l'allineamento tra spalla e gomito durante l'esecuzione, quindi portandolo molto vicino a sé, e soprattutto, cosa più importante, che non mantenga l'allineamento a livello cervicale, quindi durante la flessione del gomito il soggetto vada a guardare verso l'alto, andando così a sovraccaricare la zona cervicale.